Il messaggio è sempre quello di avere la cultura del non sporcare, del non inquinare, di trattare bene l'ambiente in generale, l'ambiente marino in particolare, che è quello che trattiamo più spesso noi, soprattutto nelle conferenze e nelle scuole. È un messaggio che ogni anno cerchiamo di dare e tramite gli istituti scolastici cercare di formare i bambini che sono gli uomini e le donne del futuro, per cercare di avere una cura particolare, migliore, un rispetto di questo mondo che in futuro sarà tutto loro. E questo è il messaggio che giunge dalla Capitaneria di Porto, presente all'evento conclusivo della Settimana del Mare, iniziata con la Giornata del Mare organizzata nella Lega Navale di Barletta l'11 aprile scorso e terminata alla Scuola Girondi con la premiazione del concorso Dipingi tu il mare. Gli alunni hanno accolto con entusiasmo l'invito a creare un elaborato interpretando una bozza di disegno alla base dell'opera donata alla Lega Navale dal noto autore locale Borjak. Numerosissimi sono stati gli elaborati consegnati. La commissione, formata da ufficiali della Capitaneria di Porto di Barletta e dall'artista, ha premiato i vincitori. Moltissimi bambini hanno partecipato a questa attività. È stata fatta una selezione da una commissione creata ad hoc, della quale facevano parte ufficiali del corpo della Capitaneria di Porto di Barletta e l'artista stesso Borjak, e sono stati selezionati dei progetti di vincitori che oggi, in occasione di questa giornata conclusiva, verranno premiati con diversi giochini o riconoscimenti che spero piacciano ai bambini partecipanti. Sono iniziative importantissime, perché noi dobbiamo seminare buone pratiche e seminare educazione, l'educazione verso il rispetto, diciamo così, al mare, che è uno forse dei patrimoni più incredibili che abbiamo a disposizione, è fondamentale per il futuro del nostro territorio e per il futuro di questi bambini.